2000, diciamo, gli editor a cui ho fatto accenno prima, Francesco Piccolo, Antonio Pascale, hanno fatto altro, sostanzialmente pur rimanendo sempre legati, no? Progetto di infanzia, d'amicizia, e sono entrato, diciamo, tra virgolette, le nuove leve, e quindi dall'entrata di un gruppo di scrittori è nata anche probabilmente questa voglia e questa attenzione rivolta, spostando quindi un po' la visuale dalla letteratura americana, l'attenzione rivolta alla nostra letteratura. E da qui nasce il progetto di Nickel, che quasi dall'inizio, diciamo, ha avuto come editor principale Nicola La Gioia, che ha pubblicato proprio il suo primo romanzo all'interno della collana di Nickel. E mi riallaccio al discorso fatto settimana scorsa con Desiati, dove quando gli ho fatto la domanda circa il lavoro di Galleria Fandango, sostanzialmente lui ha fatto riferimento alla possibilità per un piccolo editore di attuare sicuramente un discorso differente rispetto ai grossi gruppi per ciò che concerne i giovani scrittori, l'esordiente, ma non necessariamente l'esordiente, comunque quello di seguirli per un percorso che non necessariamente vuol dire, sintetizzando, fargli incrociare subito la carta del romanzo, ma magari seguirlo prima con una raccolta di racconti, vederlo crescere, quindi vederlo crescere dal punto di vista stilistico, dal punto di vista anche delle esperienze di vita, che molto spesso poi non affluiscono, perché molto spesso sono scrittori di 25-30 anni, sia quando poi questa maturità stilistica porta alla pubblicazione di un romanzo e poi molto spesso porta verso altri vini, gli editori sicuramente. E quindi ovviamente Minimum Fax ha svolto questo ruolo di crescita di molte voci narrative nuove. È stato così per Valeria Parrella, è stato così per lo stesso La Gioia, per Pacifico, per Christian Rhein, per Paolo Cognetti, per... Ma hai detto uno che è ancora pubblicato con noi. Sì, no, c'è un altro scrittore che io amo tantissimo e spero che esca, non so se esce con voi, comunque, che è Giordano Meacci, che scrive una raccolta di racconti, tutto quello che posso, per me è meraviglioso, che da un po' che è silente, quindi non so, magari si farà un libro con voi, spero di sì. E quindi, voglio dire, c'è un gruppo di scrittori, perché a un certo punto avete pensato di dare spazio alla letteratura italiana? Se posso dire una cosa, come mai negli ultimi 2-3 anni, rispetto agli esordi, la scelta di scrittori degli esordienti è sempre inferiore? Cioè, come mai Nickel sta pubblicando meno esordienti, magari puntando su uno Starrone, o se scrittori, diciamo, che in un certo senso garantiscono maggiore visibilità, e fa meno scouting rispetto a 6 anni fa, 7 anni fa? Dunque, allora Nickel è iniziata, come dicevi tu, in realtà sì, ovviamente ha avuto qualche anno di gestazione, quindi abbiamo iniziato a ragionarci alla fine degli anni 90, 98-99, e non avevamo un editor di riferimento, appunto un Mario Desiati, un Nicola La Gioia, un perno intorno a cui ruotava tutto, e quindi i primi anni sono stati un po' di rodaggio, addirittura non ci ponevamo alcun limite numerico, cioè senza santo ci piace un libro italiano, facciamo un libro italiano, se ci piacciono 5, ne facciamo 5. E infatti, visto che eravamo diventati di gusti difficili per i primi 2-3 anni, tutto abbiamo fatto credo 4-5 libri complessivamente. Poi credo che appunto il 2001, dici bene tu, è stato un po' l'anno in cui abbiamo iniziato ad avere noi maggior consapevolezza. La ragione per cui, di nuovo, insomma, lo dico con trasparenza, nei primi anni forse stentavamo è perché, e per questo anzi ci eravamo avvicinati timidamente solo dopo qualche anno di letteratura americana, alla narrativa italiana, è perché non ci sentivamo pronti, non ci sentivamo adatti, adeguati,
di scouting e quindi il lavoro dell'editore che decide di pubblicare un esordiente è ovviamente molto anche un lavoro di responsabilità, decidere innanzitutto se pubblicare o non pubblicare qualcuno, ma anche decidere il momento in cui un libro e un autore sono pronti per affrontare il mercato è una forte responsabilità. Noi onestamente, un po' perché ho detto prima, non avevamo una formazione né letteraria né editoriale, non avevamo se non sporadici incontri appunto come diciamo prima con Antonio Pascale, con Francesco Piccolo, ma non lavoravano nella casa editrice, erano amici nostri che ogni tanto ci consigliavano qualcosa. La maggior consapevolezza nostra è venuta quando abbiamo pubblicato, prima che iniziassero a lavorare con noi, nel 2001, nell'estate del 2001, due libri che per noi hanno, credo che continuiamo a considerare implicitamente o meno le fondamenta, forse di dire, cioè il libro di racconti di Christian Raimo Latte e il romanzo, il primo romanzo di Nicola Gioia, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi. Con loro e con la loro frequentazione, perché poi appunto Christian era anche all'epoca traduceva, anzi è stato il primo a tradurre per noi David Foster Wallace insieme a Martina Testa, Nicola il giorno stesso mi sembra che ci consegnò il manoscritto, o meglio no, il manoscritto non ce l'aveva consegnato lui, ma insomma ci arrivò per via traverse, ma il giorno stesso in cui noi lo chiamammo per dire abbiamo letto il tuo romanzo, ci piacerebbe pubblicarlo, quando lui venne disse guardate sì sono contentissimo di pubblicare il romanzo, ma soprattutto sono appena licenziato, quindi non è che avete un posto come redattore, e quindi iniziò a lavorare come redattore, correttore di bozze da noi, più avanti sarebbe diventato l'editor della collana, però insomma quindi iniziavano a frequentare, c'erano due scrittori come nei primi anni, Francesco e Antonio, che iniziavano a frequentare quotidianamente la casa editrice e questo chiaramente ci dava maggior sicurezza anche sulle nostre scelte, sull'idea di costruire insieme a loro un progetto parallelo a quello degli scrittori americani sulla narrativa italiana. E quindi è stato poi con loro che si è continuato a fare il lavoro di ricerca fino a che dopo un po' non abbiamo chiesto a Nicola di dirigere la collana Nickel, successivamente a Christian invece avremmo chiesto di dirigere la collana Indie che quando ancora qualche anno più avanti abbiamo iniziato a pubblicare la saggistica. Credo che così come ho raccontato prima, insomma noi ci siamo un po' improvvisati editori, cioè imparando un po' questo mestiere mentre lo facevamo, anche Nicola non era mai stato editor, o Christian non era mai stato editor di saggistica, e cioè, ognuno di noi ha un po' costruito il ruolo nel modo che ci sembrava più naturale e forse questo ha fatto sentire anche a loro agio gli scrittori che via via si trovavano a lavorare con i nostri editor, oltretutto sapendo anche che a loro volta questi editor erano scrittori. Abbiamo quindi ricercato di più, abbiamo avuto maggior consapevolezza, un occhio in più allenato sulla propria scrittura, a giudicare la scrittura altrui e questo ci ha dato maggior sicurezza, quindi poi da allora Nickel è un po' cresciuta, insomma, abbiamo iniziato a pubblicare più libri, a sentirci più sicuri, anche a rischiare su, come dicevi tu, su autori ancora acerbi, perché avevamo la possibilità di affiancare, come dice sempre Nicola, con uno sparring partner, in fase di allenamento, in fase di formazione della corporatura, diciamo, di uno scrittore, della costituzione di uno scrittore.